Sono giganti d'acciaio, prodigi tecnologici della loro epoca, imponenti costruzioni simbolo di un'era. I ponti in acciaio più spettacolari del mondo. Veri e propri monumenti, sono parte integrante delle nostre infrastrutture e vengono attraversati da migliaia di persone ogni giorno. La loro struttura è estremamente delicata e deve essere revisionata in condizioni molto difficili con cadenza giornaliera. Non guardiamo in basso e ci limitiamo a fare il nostro lavoro. Ormai non ho più paura, sono abituato. Non importa né dove né quando, la manutenzione di un ponte d'acciaio richiede uno spirito da funambolo. Il vento è terribile, tira sempre vento, non smette mai qui. A cominciare dalla struttura, costruire i ponti d'acciaio più spettacolari del mondo è una grande sfida. Una scommessa multimilionaria che spesso porta costruttori ed ingegneri sull'orlo della bancarotta e ad un passo dalla follia. All'epoca, perché investire 40 milioni in un ponte? La realizzazione di queste gigantesche strutture trascende i confini e stronca vite. Abbiamo perso 16 persone. Ben 16 uomini sono morti durante i lavori. Una corsa contro il tempo, piena di rischi e difficoltà, con alti e bassi. Ma quando il ponte è ultimato e apre nuove strade a milioni di persone, diventa soltanto fonte di stupore e orgoglio. Facciamo parte della storia. Lo racconteremo ai nostri figli e nipoti. Giganti fatti di acciaio. Vi sveleremo i segreti della loro realizzazione, delle loro spettacolari strutture e delle difficoltà giornaliere della loro manutenzione. I ponti di acciaio più spettacolari del mondo. Maestosi, unici, imponenti. Scegliete l'aggettivo che volete, sono tutti meritati. Tuttavia, in assenza di determinate pietre miliari nella storia dei ponti, sarebbero tutti inconcepibili. La produzione industriale dell'acciaio comincia negli anni 50. Negli anni che seguono vengono realizzati i primi ponti di acciaio. E in un secondo tempo ha inizio l'epoca dei grandi ponti ad arco, negli Stati Uniti e in Asia. Il traffico causato dai treni e dalle auto è in continuo aumento. E nel contempo vengono perfezionate la tecnologia e la progettazione dei ponti in acciaio in quanto essenziali vie di comunicazione. È il simbolo di un intero continente. Un ponte iconico conosciuto in tutto il mondo. E inoltre, il più importante snodo di traffico dell'Australia. Il Sydney Harbour Bridge, un gigante d'acciaio. Un progetto estremamente ambizioso, complicato e rischioso per chiunque vi abbia preso parte. Ogni giorno, il ponte pone gli addetti alla manutenzione di fronte a grosse sfide. È un duro lavoro, ma li riempie di orgoglio. Facciamo parte della storia. Racconteremo ai nostri figli e nipoti. Il Sydney Harbour Bridge, uno dei ponti d'acciaio più spettacolari del mondo. Il Sydney Harbour Bridge è situato nella costa sud-orientale dell'Australia. La città di Sydney è caratterizzata da un panorama mozzafiato e due costruzioni simbolo. La Sydney Opera House è il colpo di genio più recente, ma il capolavoro di design più importante di tutto il continente esiste dal 1932. Il Sydney Harbour Bridge, il principale collegamento tra la costa settentrionale e quella meridionale della città. Questo ponte ad arco, alto 134 metri, può essere percorso da quasi 160.000 auto. È uno dei ponti di acciaio più larghi e con i suoi 49 metri di campata è anche uno dei più ampi al mondo.
Sono presenti 8 corsie per le auto, 2 binari, una pista ciclabile e un marciapiede. Torre Sud, prima mattina. Nel complesso, quasi 100 addetti si occupano di preservare il ponte. Il caposquadra sta tenendo un briefing prima dell'inizio del turno, una procedura obbligatoria. Lavoriamo in alto. Abbiamo delle cinture. Controllatele. Agganciatevi ai punti di ancoraggio con la corda di sicurezza. Controllatela. Fidatevi soltanto di voi stessi. Ascensori di servizio. Controllateli. Compilate i registri se non c'è più spazio. Ditecelo e ci penseremo noi. Due degli addetti alla verniciatura, Lenny e Mess, fanno questo lavoro da anni. Lenny ormai è qui da più di 25 anni. Per sfuggire alla routine e prevenire gli errori, ogni giorno vengono formate nuove coppie. Jack e Dimitri, Ziger e Müller, Insteiger e Midley. È tutto. Grazie a tutti. Buon lavoro. Lenny e Mess hanno il compito di verniciare la parte superiore del ponte. Non in un punto qualunque, ma proprio in cima all'Harbor Bridge. Prima di iniziare, ripassiamo tutte le procedure di sicurezza. Non dobbiamo dare nulla per scontato. Una piccola distrazione può diventare un disastro. Il loro viaggio si conclude fuori dalla Torre Sud, che viene usata come magazzino e punto di incontro. Curiosamente, queste sono le sue uniche funzioni, poiché entrambe le torri sono dei semplici elementi di design voluti dall'architetto. Da un punto di vista statico sono completamente superflue. La carreggiata è sospesa dall'arco del ponte tramite centinaia di cavi. L'arco di acciaio termina in delle colossali fondamenta costituite da 95.000 metri cubici di cemento. Per ottenere una campata larga 500 metri senza impedire la navigazione del fiume, il ponte doveva essere costruito ad un'altezza enorme. Questo è sembrato impossibile per molto tempo, ma grazie ad un astuto design e ad un arco in acciaio di 39.000 tonnellate, chi ha progettato il ponte ha reso l'impossibile possibile. All'epoca, l'80% dell'acciaio utilizzato proveniva dall'Inghilterra. Mess e Lenny si stanno recando nel punto più alto del ponte, un panorama mozzafiato che non perde mai il suo fascino. È un privilegio poter essere qui. Si gode di una splendida vista del porto da quassù. È meraviglioso. È davvero notevole. Guardate quanto è bello. A volte, stando qui, alzi lo sguardo e pensi, cavolo, ci si dimentica di quanto sia bello. Diverse squadre si occupano della manutenzione di questo ponte iconico. Il Sydney Harbour Bridge è una calamita per i turisti, con la sua campata larga 503 metri. Ogni anno la metropoli australiana è visitata da 2,5 milioni di persone e l'Harbour Bridge è l'attrazione più fotografata. L'ingegnere Varuna Kaluraci è uno dei responsabili del Sydney Harbour Bridge. Originario dello Sri Lanka, è venuto a Sydney per motivi di studio ed è ben consapevole dell'importanza del ponte. Chiunque al mondo identifica l'Australia con il Sydney Harbour Bridge, ma non solo. Ci sono migliaia di persone che vengono qui soltanto per vedere il ponte. Inoltre, c'è chi viene da noi per parlare del ponte. Per molti non è solo un collegamento, ma è un'icona. È per questo che alla gente piace. La salita al ponte dimostra fino a che punto la gente ne sia affascinata. Per quasi 200 euro a persona, chiunque può arrampicarsi sul ponte come parte di un tour guidato. In alta stagione, registra quasi sempre il tutto esaurito. Mess e Lenny possono godersi il panorama gratis. Il loro compito di oggi sarà rimuovere la ruggine sul lato occidentale del ponte, applicare il primer e verniciarlo. Con i suoi 485.000 metri quadri di acciaio, a volte sembra un lavoro infinito. L'operazione richiede quasi 10 anni e una volta che la verniciatura è ultimata, il ciclo ricomincia da capo.
Benché sia meglio non soffrire di vertigini, lavorare sul ponte è diventato meno pericoloso negli ultimi anni. Va ricordato che durante la costruzione del Sydney Harbour Bridge abbiamo perso 16 persone, ben 16 uomini. Sono morti durante i lavori. Dall'inizio delle operazioni di manutenzione, nel 32-33, non è morto nessuno. L'edificazione del ponte richiede più di 8 anni, fino alla sua inaugurazione, il 19 marzo 1932. In media, durante la costruzione del ponte sono stati impiegati circa 1.400 uomini e 16 di loro sono stati vittime di incidenti letali, una tragedia intrinsecamente legata al ponte. Questo ponte è stato costruito durante la Grande Depressione. In quel periodo la sua realizzazione ha assunto una grande importanza perché ha creato migliaia di posti di lavoro. Purtroppo alcuni operai ci hanno rimesso la vita, ma per noi questi operai sono degli eroi perché hanno costruito questo ponte ed è grazie alla loro dedizione se adesso Sydney può vantare un ponte ad arco così imponente. Mess applica il primer sull'acciaio appena lucidato. Per verniciare tutto il ponte sono necessari quasi 30.000 litri di vernice. Non si trova nei negozi. Viene realizzata appositamente per l'Harbour Bridge, il Grigio Harbour. L'orgoglio dell'Australia ha un disperato bisogno della sua mano giornaliera di vernice. Come tutti i ponti di acciaio esposti all'aria marina, il Sydney Harbour Bridge è soggetto alla corrosione. Ovunque ci siano delle crepe nella vernice, inesorabilmente si crea la ruggine. È per questo che Lenny e Mess provano a lavorare in fretta e sono felici quando ci riescono. Ecco come si presenta quando è ultimato. Io e Lenny ci abbiamo lavorato con altri 5 ragazzi e è così che si presenta. Questo colore viene prodotto appositamente per il Sydney Harbour Bridge e questo è il risultato finale. Sanno entrambi che il loro lavoro non finirà mai, ma lo amano ugualmente. Per me è il massimo. Io amo la mia città, facciamo parte della storia. Io e Lenny e tutti gli altri. Facciamo parte della storia. È così. Ogni giorno. Sono attimi indimenticabili. Già. È la fine di una giornata di lavoro presso una leggenda, il Sydney Harbour Bridge. Una pietra miliare nella costruzione dei ponti di tutto il mondo. India, Calcutta. 4 anni dopo il completamento del Sydney Harbour Bridge, cominciano i lavori del ponte di Howrah, uno dei ponti più trafficati al mondo. Il ponte di Howrah si trova nell'India orientale. Il ponte, che collega le due città di Calcutta e Howrah, viene giornalmente sottoposto ad una grande mole di stress da parte di pedoni e macchine. La superstruttura del ponte consiste in 26.000 tonnellate di acciaio. La maggioranza dell'acciaio proviene da acciaierie autoctone. Solo i componenti più complessi sono stati importati dall'Inghilterra. La costruzione, lunga 705 metri, è uno dei ponti a sbalzo più larghi del mondo. La sua manutenzione è un rischioso esercizio di equilibrio su uno dei ponti più spettacolari. Calcutta è una vera metropoli. Il ponte di Howrah è una delle zone più intasate della città, nonché uno dei ponti d'acciaio a sbalzo più recenti e imponenti del globo. Il ponte è costantemente attraversato da gente a piedi, in bici o in auto. In origine era stato progettato esclusivamente per le auto e una linea di tram. A causa del crescente traffico, adesso viene utilizzato soltanto da auto, camion e pedoni. Una chiusura parziale del ponte causerebbe un mega ingorgo. Ogni giorno, gli addetti alla manutenzione, sotto la supervisione di Kartik, si assicurano che il ponte sia sempre percorribile. Per noi la manutenzione è un lavoro di routine. L'altezza ormai non è un problema, siamo abituati. Forza, andiamo.
La squadra si arrampica sul ponte a 50 metri sopra le macchine. Un esercizio di equilibrio su travi di acciaio. Benché gli addetti all'ispezione indossino un imbraco da arrampicata, spesso, per motivi di tempo e in assenza di punti di ancoraggio, gli uomini preferiscono lavorare senza protezioni, anche quando è necessario arrampicarsi in alto. Guardare in basso non è un problema. Andiamo lassù e ci concentriamo sul nostro lavoro e, mentre lavoriamo, non dobbiamo guardare in basso. Non abbiamo paura. Per noi non è un problema rimuovere i nidi degli uccelli. È un lavoro come un altro. Il problema principale, infatti, è dato dalla corrosione provocata dagli escrementi degli uccelli che vivono in massa sul ponte, perché attirati dalla sporcizia che si trova per strada. Lungo il ponte sono presenti centinaia di bancarelle e di persone in tenda. La maggior parte degli abitanti di Calcutta vive in condizioni di estrema povertà. I loro rifiuti sono cibo per gli uccelli, che fanno il nido tra le travi di acciaio del ponte. Guarda, c'è un nido! Là sopra! Il lavoro degli addetti alla manutenzione non è mai finito, perché ogni giorno devono rimuovere dei nuovi nidi dall'impalcatura. No! Lei è... Baccia! Un compito rischioso. Senza imbracature di sicurezza, ogni passo falso è letale. Ma fortunatamente e sorprendentemente, sin dall'inaugurazione del ponte non ci sono mai stati incidenti fatali. Perlomeno così dicono. Questo è il solito tran-tran degli addetti alla pulizia. Un duro lavoro. Gli uomini sono costantemente esposti a gas di scarico, rumore e manovre spericolate. Oltre alle persone che sembrano vivere sul ponte. Non è poi così pericoloso, ma mi è capitato di essere investito un paio di volte. La gente non fa attenzione. A nessuno interessa che noi siamo qui per fare il nostro lavoro. Sembra che gli automobilisti non ci pensino. Si stima che ogni giorno il ponte venga attraversato da più di 200.000 auto e 2 milioni di persone. Il ponte sta raggiungendo il massimo della sua capacità. Il suo design è unico. La carreggiata e i marciapiedi, diversamente da altri ponti, non seguono interamente la struttura del ponte, ma deviano lateralmente per seguire il profilo costiero. Per questo motivo, la strada non si trova all'interno della struttura, ma su una passerella apposita, che è collegata alla struttura portante tramite 39 paia di travi di supporto. Un'opera architettonica molto rara, la cui realizzazione è stata possibile grazie ad architetti e costruttori. Le difficoltà non derivano soltanto dall'acqua, dal fiume torrenziale, ma anche dall'aria. È importante ricordare che c'era in corso la guerra durante i lavori di costruzione e il ponte è stato ultimato all'apice del conflitto. Una realizzazione complicata è iniziata nel 1936. Un progetto pionieristico per l'India che si è salvato, per un caso fortuito, dai bombardamenti della marina giapponese. Numerose zone della città vengono rase al suolo, eppure il colossale ponte in fase di costruzione rimane illeso. Perché? Nessuno lo sa. Come risultato, il governo decide che non ci sarà alcuna cerimonia di inaugurazione nel tentativo di proteggere questo ambizioso progetto. Decenni dopo, il ponte è ancora una zona a rischio. Il lavoro giornaliero dell'impresa di pulizie è un avventuroso percorso ad ostacoli. Per gli addetti alle pulizie, qualche occasionale scontro con auto e bici è ordinaria amministrazione, ma nessuno di loro vorrebbe lavorare più in alto. L'unico motivo per lavorare in alto, sull'impalcatura del ponte, è che gli stipendi sono migliori.
Ma se devo essere sincero, mi sembra troppo pericoloso quando guardo lassù. Questo non è un lavoro che fa per me. È comprensibile. La squadra lavora senza protezioni per rimuovere l'ennesimo nido. Lo smaltimento dei nidi avviene in tipico stile indiano. Malgrado i pericoli, il lavoro di addetto alla manutenzione è molto ambito. Sono molto fiero di lavorare sul ponte di Aura. Lavoro in una struttura imponente e affascinante e sono stato in grado di costruirmi una carriera. Personalmente non potrei essere più soddisfatto. Il mio lavoro mi piace molto. Io amo la mia India. Un gigante di acciaio al limite della sua capacità. Il ponte di Aura in India. Per molti appassionati di ponti, un prodigio tecnologico. Per altri, un mostro di acciaio che ha raggiunto i suoi limiti. ...267 metri sul fiume Gorge, in West Virginia. C'è un altro vero gigante di acciaio, il New River Gorge Bridge. Il New River Gorge Bridge è situato nella parte orientale degli Stati Uniti, in West Virginia. Ogni giorno questo ponte ad arco viene attraversato da 20.000 veicoli. Ciò rende la sua manutenzione una vera sfida. I venti freddi e incessanti e la sua vertiginosa altezza esigono il meglio dagli addetti alla manutenzione. E vai! È fatta! Non è insolito che nel periodo invernale in West Virginia si tocchino i meno 30 gradi. A causa del fiume che scorre nella gola e dell'ubicazione remota del parco nazionale, la manutenzione è una vera impresa logistica. Ogni due anni sul posto arrivano gli addetti alla manutenzione. Matthew Llewellyn e i suoi uomini si arrampicano sui ponti più alti del paese e ora tocca a questo. Con il passare del tempo certamente ci si abitua, ma le condizioni sono sempre diverse. A volte c'è molto vento, come oggi, e questo può rendere difficile la discesa. Capita di essere sbalzati via dalla parete, quindi meno vento c'è, meglio è. Se è troppo ventoso, a volte siamo obbligati a interrompere il lavoro. Andrew, il pupillo di Matt, dovrà lavorare in condizioni difficili. Tocca a lui scendere per primo e benché sia un esperto scalatore, il New River Gorge Bridge è una novità anche per lui. Vai giù più che puoi. Nessuno può calarsi dalla ringhiera senza supervisione. Due dei colleghi di Andrew non lo perdono di vista un istante. Matt, il supervisore, fa questo lavoro da 20 anni e nota subito che c'è qualcosa che non va. Ce l'hai? Sei stanco? Sì, con questa corda è un po' faticoso. Questa è la prima volta che Andrew si cala da questo ponte. La tensione del novellino è palpabile. Il lavoro di oggi è un semplice avviamento. Il primo compito è eseguire un'ispezione visiva superficiale. Ogni singola fessura deve essere esaminata e documentata. Andrew prende nota delle condizioni del ponte sul suo tablet. E rieccolo fra noi. Che cosa hai visto laggiù? Tutto a posto? Sì.
Bene. Mentre ero laggiù, ho visto un po' di corrosione superficiale e un principio di ruggine in qualche giuntura. Niente di che, ho preso nota, così ce lo ricorderemo durante la prossima ispezione. Ma la squadra aspetta ancora il compito più arduo. Più tardi dovranno spostare due lastre di metallo del ponte a quasi 90 metri sopra il canyon, proprio sotto la strada da 162 tonnellate. Questo ponte mette a dura prova chiunque ci lavori, specialmente in condizioni di forte vento. Il vento è terribile. Non smette mai di soffiare in questa zona. Jimmy Riston, l'ingegnere capo, conosce il ponte sin dalla sua inaugurazione. Si ricorda ancora quanti rischi corressero allora gli operai. Erano tutti altamente qualificati e li chiamavamo gli uomini d'acciaio per un motivo. Perché loro erano sempre là, a prescindere dal clima. È un lavoro molto duro. Tutti mi hanno detto che è stato il periodo più difficile, ma più bello della loro vita. L'ubicazione ostica poneva enormi difficoltà e la struttura stessa doveva essere unica. Sono giunti alla conclusione che questo ponte ad arco, davvero unico, il primo del suo genere, fosse il più adatto a questo tipo di contesto per la lunghezza, la topografia, la profondità del canyon e la distanza della zona. La costruzione di questo ponte all'epoca era rivoluzionaria. L'ostacolo maggiore era rappresentato dal profondo canyon. L'ingegnere Michael Baker ha cominciato a costruire il ponte dai lati. Pezzo dopo pezzo, i due lati si sono infine incontrati al centro. Al suo compimento, nel 1977, con il suo arco ampio 518 metri, questo ponte era il più largo del suo genere al mondo. La costruzione a questa altitudine e a questa distanza è stata resa possibile grazie ad una gru particolare che ha permesso di posizionare ciascun elemento del ponte con estrema precisione. Un ingegnere deve tenere conto dei costi e dei benefici. Negli anni 70 non aveva senso. Perché costruire un ponte di 40 milioni di dollari? Ma gli architetti sono stati lungimiranti e hanno colto sin da subito i benefici a lungo termine. E infatti così è stato. Prima dell'arrivo del ponte, ci volevano 45 minuti per viaggiare da un lato all'altro della gola. Passando sul New River Gorge Bridge, 40 secondi. Ma c'è di più. Essendo molto più accessibile, nella regione c'è stato un enorme boom economico. Ogni giorno decine di migliaia di veicoli attraversano il ponte, ma il vero problema è in inverno, poiché il sale usato per sciogliere la neve è veleno per la struttura. Ed è per questo che gli ingegneri utilizzano il calcio magnesio acetato, un surrogato del sale più delicato e con un punto di congelamento più basso. Il ponte richiede una manutenzione intensiva e vengono impiegate diverse squadre. Quella di Matt si prepara per il compito principale della giornata sotto la strada direttamente sopra il canyon. L'unica protezione è una corda fatta passare sotto le travi del ponte. Dopo diverse ispezioni visive, è ora della sfida più impegnativa della giornata. Uno degli elementi di supporto del ponte deve essere spostato senza disturbare il traffico. Sembra impossibile, ma non lo è. Ci siamo quasi. Un momento soltanto e sono pronto. Sono 2 centimetri. Sì, secondo me è giusto, ok. Quindi basterà prenderlo e spostarlo qua e dovremo essere a posto. Bene. La parte centrale del ponte si espande o contrae a seconda della temperatura. Uno degli ingranaggi che assicurano la giusta distanza si è bloccato e deve essere riportato al suo posto. E vai! È fatta! È questo che volevamo. Volevamo vederla muovere. Significa che si è staccata dall'arco e adesso è pronta per essere spostata. Quindi è giusto 51. 51. Beh, ben fatto. La pressione del compressore aiuta gli uomini e toglie il peso dalla lastra.
In questo modo, il supporto del ponte può spostarsi ed essere rimesso in posizione. La quantità della pressione, la selezione e il posizionamento dei macchinari diranno se i calcoli di Andrew sono corretti. Sì, sono soddisfatto. È andato tutto bene. Tutto è dove dovrebbe essere. Sì, è andato tutto secondo i piani. L'abbiamo spostata di 8 centimetri. Adesso i segni sono allineati. È di nuovo al suo posto. Tutto combacia perfettamente. L'appoggio del ponte e gli elementi di supporto sono tornati alla loro posizione originaria. Mentre sotto il ponte erano in corso i lavori, il traffico ha continuato a scorrere regolarmente. Lavori di routine sul New River Gorge Bridge, uno dei ponti di acciaio più spettacolari al mondo. È possibile che in una grande città sorgano delle strutture ancora più ambiziose. In mezzo ad una metropoli. Il prossimo ponte risponde a queste domande con un sonoro sì. Chongqing, Cina. Popolazione 30 milioni. Una delle città più grandi del mondo. E proprio in mezzo c'è il ponte Chao Tianmen Yangtze. Il ponte Chao Tianmen Yangtze si trova nel sud-est della Cina ed è l'aggiunta più recente alla città di Chongqing. Questo maestoso ponte ad arco ha la campata più ampia del mondo. Con la sua struttura d'acciaio, si estende per 1700 metri sopra il celebre fiume Yangtze, un primato architettonico del quale i cinesi continuano ad andare orgogliosi. Il ponte non cessa mai di assorbire le vibrazioni dovute al pesante carico e deve essere ispezionato nelle condizioni più estreme. Già in fase di costruzione, il ponte era un progetto unico. Infatti ha stabilito molti record, anche per quanto riguarda le sue dimensioni. Un gigante d'acciaio in mezzo ad una metropoli. Chongqing è una delle città più grandi del mondo e conta 30 milioni di abitanti. La città è divisa in due dal fiume Yangtze e quindi, perché migliaia di lavoratori possano viaggiare più in fretta da un posto all'altro, c'è un'unica soluzione. Il ponte di Chao Tianmen Yangtze. A 142 metri di altezza dal fiume Yangtze, con una lunghezza di 1741 metri e una campata di 552 metri, è unico al mondo. La Cina ha battuto ogni record con queste dimensioni. Il signor Li Washi, vicepresidente dell'impresa edilizia cittadina, era presente durante i lavori ed è consapevole delle difficoltà. L'ubicazione richiedeva che noi erigessimo un ponte con un arco molto largo. Il problema era che non sapevamo come il materiale avrebbe reagito a queste dimensioni. La capacità di carico di questo ponte doveva soddisfare moltissimi requisiti fondamentali. Nel dicembre del 2004 cominciano i lavori del ponte di Chao Tianmen. Solo 4 anni dopo il progetto viene ultimato. Spesa totale circa 420 milioni di euro. Sette e 30 del mattino. La squadra guidata dall'ispettore capo Zulin si prepara per l'ispezione giornaliera. Ma prima di poter andare sul ponte, la squadra deve controllare i lavori eseguiti nella parte inferiore. Il ponte di Chao Tianmen Yangtze non è un ponte a travata qualunque. La tipica forma del ponte a trave è data da 3 montanti, ma la larghezza e la lunghezza di ciascuno di essi è diversa. Le parti del ponte che devono sopportare un carico più pesante richiedono sezioni trasversali più ampie e quindi più materiale. Un'altra caratteristica del ponte è che ha 2 livelli. La metà inferiore è riservata al passaggio di auto e treni. Tuttavia, i lavori di costruzione devono ancora essere ultimati. Ciò nonostante, anche il livello inferiore del ponte deve essere costantemente revisionato, altrimenti i danni potrebbero sfuggire di mano e diventare insormontabili.
Tutti i ponti d'acciaio sono soggetti alla ruggine. È semplicemente un dato di fatto. Per questo motivo è necessario trattare l'acciaio in modo che la ruggine provochi il minor numero di danni possibili alla struttura. Gli uomini lavorano proprio sopra l'abisso del fiume Yangtze. Carteggiano e verniciano senza sosta, misure previste per evitare danni a lungo termine. Poco dopo, in cima al ponte, è tempo di dedicarsi ad un lavoro di manutenzione ancora più difficile. La squadra deve ispezionare le luci segnaletiche poste in cima all'arco. È una camminata lunga più di 200 metri. Benché la squadra lavori in sicurezza quando è sul ponte, durante la salita è priva di protezioni. Ma c'è un problema. Il tempo sta peggiorando. Sta per scoppiare un temporale. In un lampo, le piogge hanno trasformato il gigantesco ponte in una trappola scivolosa. Ciò nonostante, gli uomini sono determinati ad ultimare l'ispezione. Oggi c'è un clima davvero estremo. Ho i guanti bagnati e tutto scivoloso, però dobbiamo ultimare il lavoro e farlo come si deve. Qualche istante dopo, il tempo è peggiorato ulteriormente. Sul ponte si riversano enormi quantità di pioggia. Non è insolito nella stagione dei monsoni. Continuare sarebbe rischioso. Per oggi non si può fare altro che annullare la missione. Così si conclude quella che spesso è la tipica giornata lavorativa sul fiume Yangtze. Per stasera nessun pericolo. L'enorme sistema di luci di avvertimento funziona correttamente su uno dei ponti più grandi del pianeta, il ponte di Chao Tianmen Yangtze a Chongqing. È il ponte più alto del Giappone, imponente ed elegante allo stesso tempo. Il ponte dell'aeroporto di Hiroshima, che i locali chiamano Arco nel Cielo. Il ponte dell'aeroporto di Hiroshima fa parte del complesso autostradale che collega la zona all'aeroporto. Con i suoi 380 metri, è uno dei ponti ad arco trave più lunghi del mondo. La sua costruzione richiede 10 anni, accompagnata da un continuo traffico ferroviario. E oggi il ponte, e coloro che ci lavorano, affrontano delle sfide molto particolari. Ogni anno, dall'aeroporto di Hiroshima, partono e arrivano 3 milioni di passeggeri. Un importante snodo aeroportuale. La maggior parte dei passeggeri arriva dal nord del Giappone. In precedenza, per raggiungere l'aeroporto, era necessario attraversare il fiume Nuta, un'impresa complessa. Nel 2010, con la costruzione del ponte, il viaggio per raggiungere l'aeroporto richiede 20 minuti in meno. Per assicurarne la percorribilità, il ponte deve essere regolarmente monitorato e revisionato. Lungo il colosso d'acciaio ci sono numerose scale di servizio. Per oggi è prevista una grande ispezione. È la prima volta per Kawano, 25 anni. Intendiamoci, ha già condotto diverse ispezioni di routine sul ponte e sa cos'è importante. Adesso scenderemo dalla scala per condurre un'ispezione visiva. Verifichiamo bulloni allentati o ruggine. Ogni 5 anni è obbligatorio condurre un'accurata ispezione generale. Questa è la prima in assoluto. Ogni volta che conduco un'ispezione, sono estremamente concentrata e taglio fuori tutto il resto del mondo. Ma ci sono delle volte in cui posso concedermi un momento e godermi questa vista meravigliosa. E allora mi trovo a pensare: ehi, faccio davvero un bel lavoro. Non posso proprio lamentarmi, direi. Forza, andiamo. Dobbiamo entrare nell'arco per esaminarlo. L'arco è il pezzo forte del ponte. Con i suoi 380 metri è uno dei più lunghi al mondo. E con i suoi 190 metri di statura, il ponte è anche piuttosto alto. Come nel caso del New River Gorge Bridge, gli ingegneri giapponesi hanno costruito entrambi i lati del ponte contemporaneamente.
Perciò hanno svolto calcoli molto accurati per posizionare l'arco esattamente al centro. Lo scarto quasi inesistente di 16 mm è un grande risultato. Per collocare le travi d'acciaio una ad una nelle posizioni più alte è necessaria una gru speciale. Tuttavia i motori ordinari non sono in grado di sollevare e posizionare questi enormi pesi abbastanza velocemente da rispettare le tempistiche. È per questo che i giapponesi si affidano ad uno speciale motore tedesco capace di sollevare i pesantissimi componenti molto più in fretta. Kenji Kubo, uno degli ingegneri del ponte dell'aeroporto di Hiroshima, si ricorda alcune delle difficoltà principali. Poiché il ponte è posizionato a una grande altezza, se cadesse anche solo un minuscolo bullone, potrebbe uccidere dei passanti o danneggiare dei treni se li colpisse. Per impedire che ciò accada, quando lavoriamo sul ponte, usiamo sempre una rete di sicurezza, in modo da impedire l'eventuale caduta di oggetti contundenti. Finalmente, l'arco è pronto per ospitare la strada. Ma non è solo l'altezza a causare disagi all'impresa edile. Il lavoro deve essere costantemente interrotto per motivi di sicurezza. Il ponte si trova sopra una strada e i binari del treno. I treni passano a intervalli di 10-15 minuti. Quando andiamo a recuperare il materiale che arriva dalle fabbriche che ci riforniscono, dobbiamo attraversare i binari. All'epoca dovevamo controllare gli orari dei treni e bloccare il traffico. Questo ci rallentava considerevolmente, rendendo difficile il completamento del progetto. Era un grosso problema. I binari corrono al di sotto del ponte. Per motivi di sicurezza, i lavori dovevano essere interrotti ad ogni passaggio dei treni. In cima al ponte c'è un'altra particolarità, una corsia che non conduce da nessuna parte. Oggi solo chi si occupa della manutenzione può utilizzarla. Niente interruzioni oggi per gli addetti alla manutenzione, che ora si stanno recando sull'arco del ponte. Un'impresa faticosa. Puoi reggere la scala, per favore? Vado su io. Bisogna essere in forma per questo lavoro. Ci arrampichiamo spesso, è molto faticoso. Il percorso sembra una vera e propria spedizione ed è del tutto improvvisato. Durante la costruzione del ponte non è stata prevista una via d'accesso all'arco. Quest'ultima dovrebbe essere realizzata negli anni a venire. Finalmente la squadra raggiunge la sua meta dopo una faticosa scalata lunga 20 minuti. Si trovano sull'arco del ponte, dove ha inizio l'ispezione visiva. Da adesso in poi incontreranno numerose scale che li condurranno sempre più in alto. Lo scopo è verificare la presenza di scrostature o di bulloni allentati. Per ora è tutto nella norma. Kawano ha quasi finito. Questa non è la parte del lavoro che preferisco. Arrampicarmi quassù, con il vento. Ma sapete, da qui si gode di un panorama meraviglioso. E questo ponte è fantastico. In questo momento ci troviamo molto in alto. Siamo a quasi 180 metri da terra. È pazzesco. Il ponte dell'aeroporto di Hiroshima è il ponte più alto mai costruito in Giappone. E di sicuro uno dei ponti in acciaio più spettacolari del mondo. Sono giganti d'acciaio, prodigi tecnologici della loro epoca, imponenti costruzioni simbolo di un'era. I ponti in acciaio più spettacolari del mondo. Veri e propri monumenti sono parte integrante delle nostre infrastrutture e vengono attraversati da migliaia di persone ogni giorno. La loro struttura è estremamente delicata e deve essere revisionata in condizioni molto difficili, con cadenza giornaliera. Non guardiamo in basso e ci limitiamo a fare il nostro lavoro. Ormai non ho più paura, sono abituato. Non importa né dove né quando. La manutenzione di un ponte d'acciaio richiede uno spirito da funambolo. Il vento è terribile. Tira sempre vento. Non smette mai qui.
A cominciare dalla struttura, costruire i ponti d'acciaio più spettacolari del mondo è una grande sfida. Una scommessa multimilionaria che spesso porta costruttori ed ingegneri sull'orlo della bancarotta e ad un passo dalla follia. All'epoca, perché investire 40 milioni in un ponte? La realizzazione di queste gigantesche strutture trascende i confini e stronca vite. Abbiamo perso 16 persone, ben 16 uomini sono morti durante i lavori. Una corsa contro il tempo, piena di rischi e difficoltà, con alti e bassi. Ma quando il ponte è ultimato e apre nuove strade a milioni di persone, diventa soltanto fonte di stupore e orgoglio. Facciamo parte della storia. Dal punto di vista statico sono completamente superflue. La carreggiata è sospesa dall'arco del ponte tramite centinaia di cavi. L'arco di acciaio termina in delle colossali fondamenta costituite da 95.000 metri cubici di cemento. Per ottenere una campata larga 500 metri, senza impedire la navigazione del fiume, il ponte doveva essere costruito ad un'altezza enorme. Questo è sembrato impossibile per molto tempo, ma grazie ad un astuto design e ad un arco in acciaio di 39.000 tonnellate, chi ha progettato il ponte ha reso l'impossibile possibile. All'epoca, l'80% dell'acciaio utilizzato proveniva dall'Inghilterra. Mess e Lenny si stanno recando nel punto più alto del ponte, un panorama mozzafiato che non perde mai il suo fascino. È un privilegio poter essere qui. Si gode di una splendida vista del porto da quassù. È meraviglioso. È davvero notevole. Guardate quanto è bello. A volte, stando qui, alzi lo sguardo e pensi, cavolo, ci si dimentica di quanto sia bello. Diverse squadre si occupano della manutenzione di questo ponte iconico. Il Sydney Harbour Bridge è una calamita per i turisti, con la sua campata larga 503 metri. Ogni anno la metropoli australiana è visitata da 2,5 milioni di persone e l'Harbour Bridge è l'attrazione più fotografata. Storia. Racconteremo ai nostri figli e nipoti. Giganti fatti di acciaio. Vi sveleremo i segreti della loro realizzazione, delle loro spettacolari strutture e delle difficoltà giornaliere della loro manutenzione. I ponti di acciaio più spettacolari del mondo. Maestosi, unici, imponenti. Scegliete l'aggettivo che volete, sono tutti meritati. Tuttavia, in assenza di determinate pietre miliari nella storia dei ponti, sarebbero tutti inconcepibili. La produzione industriale dell'acciaio comincia negli anni 50. Negli anni che seguono vengono realizzati i primi ponti di acciaio. E in un secondo tempo ha inizio l'epoca dei grandi ponti ad arco, negli Stati Uniti e in Asia. Il traffico causato dai treni e dalle auto è in continuo aumento. E nel contempo vengono perfezionate la tecnologia e la progettazione dei ponti in acciaio in quanto essenziali vie di comunicazione. È il simbolo di un intero continente. Un ponte iconico conosciuto in tutto il mondo. E inoltre, il più importante snodo di traffico dell'Australia. Il Sydney Harbour Bridge, un gigante d'acciaio. Un progetto estremamente ambizioso, complicato e rischioso per chiunque vi abbia preso parte. Ogni giorno, il ponte pone gli addetti alla manutenzione di fronte a grosse sfide. È un duro lavoro, ma li riempie di orgoglio. Facciamo parte della storia. Racconteremo ai nostri figli e nipoti. Il Sydney Harbour Bridge, uno dei ponti d'acciaio più spettacolari del mondo.
Il Sydney Harbour Bridge è situato nella costa sud-orientale dell'Australia. La città di Sydney è caratterizzata da un panorama mozzafiato e due costruzioni simbolo. La Sydney Opera House è il colpo di genio più recente, ma il capolavoro di design più importante di tutto il continente esiste dal 1932. Il Sydney Harbour Bridge, il principale collegamento tra la costa settentrionale e quella meridionale della città. Questo ponte ad arco, alto 134 metri, può essere percorso da quasi 160.000 auto. È uno dei ponti di acciaio più larghi e con i suoi 49 metri di campata è anche uno dei più ampi al mondo. Sono presenti 8 corsie per le auto, 2 binari, una pista ciclabile e un marciapiede. Torre Sud, prima mattina. Nel complesso, quasi 100 addetti si occupano di preservare il ponte. Il caposquadra sta tenendo un briefing prima dell'inizio del turno, una procedura obbligatoria. Lavoriamo in alto, abbiamo delle cinture, controllatele. Agganciatevi ai punti di ancoraggio con la corda di sicurezza, controllatela, fidatevi soltanto di voi stessi. Ascensori di servizio, controllateli, compilate i registri se non c'è più spazio. Ditecelo e ci penseremo noi. Due degli addetti alla verniciatura, Lenny e Mess, fanno questo lavoro da anni. Lenny ormai è qui da più di 25 anni. Per sfuggire alla routine e prevenire gli errori, ogni giorno vengono formate nuove coppie. Jack e Dimitri, Ziger e Müller, Insteiger e Midley. È tutto. Grazie a tutti. Buon lavoro. Lenny e Mess hanno il compito di verniciare la parte superiore del ponte. Non in un punto qualunque, ma proprio in cima all'Harbour Bridge. Prima di iniziare, ripassiamo tutte le procedure di sicurezza. Non dobbiamo dare nulla per scontato. Una piccola distrazione può diventare un disastro. Il loro viaggio si conclude fuori dalla Torre Sud, che viene usata come magazzino e punto di incontro. Curiosamente, queste sono le sue uniche funzioni, poiché entrambe le torri sono dei semplici elementi di design voluti dall'architetto. Da un punto